Bentornati al consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale, un tavolo tecnico di lavoro per affrontare le problematiche legate alla radiologia medica. Lo stabilisce una risoluzione approvata all'unanimità in Commissione Sanità e illustrata dal Presidente della Commissione Emanuele Monti. Il documento chiede al Presidente Fontana di tutelare le professionalità acquisite garantendo le prestazioni degli operatori all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Il tema dei rischi derivanti dall'impiego delle radiazioni era stato sollevato dai rappresentanti degli ordini professionali nelle audizioni in Commissione. La risoluzione chiede dunque di istituire un tavolo tecnico all'interno della Direzione Generale Welfare per aprire un confronto tra regione e operatori. Il binario 21 della stazione centrale di Milano è diventato oggi il memoriale della Shoah. Le tragiche deportazioni con i volti che raccontano tutto il dramma della persecuzione contro gli ebrei in Italia. Sono le immagini e i contenuti della mostra sulla Shoah inaugurata martedì 29 gennaio a Palazzo Pirelli e che resterà aperta fino al 15 di febbraio. Si sono già prenotate per la visita 15 scolaresche per un totale di oltre 700 ragazzi. Abbiamo il dovere, insomma, non solo di ricordare il passato, di ricordare chi ha salvato vite, chi si è opposto a questi tragici destini, ma dobbiamo anche pensare al futuro, alle nuove generazioni, a far capire appunto quanto la conoscenza del passato, dove purtroppo è arrivato il genere umano nel passato, sia un monito per il futuro, perché queste cose non vengano neanche più prese in considerazione. Presentato a Palazzo Pirelli il rapporto sulla percezione, la presenza delle mafie e la corruzione in Lombardia, realizzato da Libera, che raggruppa associazioni, cooperative sociali, movimenti, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie. Il dossier sarà inviato ai vertici della regione e agli amministratori di tutti i comuni. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie per averci seguito.